Buonasera a tutti, siamo in una bellissima location a Roma per presentare la maglia dell'Arezzo. Sono veramente felice e anche orgoglioso perché quest'anno la maglia dell'Arezzo avrà un marchio importante come Nike e quindi vuol dire che l'Arezzo interessa perché non tutte le squadre in Lega Pro hanno questo, diciamo, questo marchio. E quindi siamo arrivati qua, adesso passerò la parola al referente della linea Oro Sport che ci segue, che con cui abbiamo fatto questo accordo, che ringrazio pubblicamente. E grazie. Quindi siamo qua, vedete già penso le magliette dietro e spero che piacciono. Prego. Grazie, salve a tutti. Sono diciamo il titolare dell'azienda Linea Oro Sport di Frosinone, circa 25 anni che lavoriamo in questo settore, quindi forniamo società sportive. E grosso modo da 2 anni abbiamo cominciato una forte collaborazione con Nike, che ha ritenuto opportuno, diciamo, classificarci come top account Italia, che ce ne sono pochissimi per intendo poche unità, e abbiamo, diciamo, il compito di divulgare, di vendere, di promuovere il prodotto Nike Teamwear soprattutto tra le società professionistiche e non. Ora, abbiamo iniziato da poco, però abbiamo trovato subito da parte del presidente dell'Arezzo, Giorgio Lagava, e il direttore generale, Ermanno Pieroni, una grande volontà di chiudere questo accordo e di portare avanti questo discorso qua, con un brand importante che ci darà entrambi modo di lavorare, di fare attività sportiva, fare società sportive, affiliazioni, merchandising, e anche in questo momento stiamo cercando di organizzarci al meglio per costruire tutta una serie di offerte sul prodotto Arezzo Nike Merchandising, che verranno poi vendute tramite gli store ufficiali dell'Arezzo, nonché tramite il nostro sito web che mettiamo a disposizione dell'Arezzo Calcio, lineaoroshop.com. Con questo detto tutto, adesso serve solo andare in Serie B, sì, per il resto speriamo, stanno ci siamo andati vicini. Vediamo quest'altro anno che succede. Salve. Se volete fare la domanda. Grazie. Volevo sapere com'è che era nato questo rapporto tra... Diciamo, passaggio di amici, no? Parola su parola abbiamo preso questo appuntamento con il direttore generale Ermanno Pieroni e diciamo che ci siamo subito trovati, abbiamo trovato subito un feeling commerciale con lui. Ci ha fatto delle richieste, ci sono sembrate delle richieste comode e quindi abbiamo abbracciato il progetto. Il progetto Arezzo. Lungo di tre anni, certo. Beh, perché questi sono accordi che se non vengono fatti per una durata più di un anno rischiano di avere un tempo nel quale uno non riesce neanche ad organizzarsi per poi poter trarne il massimo beneficio sia in termini di visibilità che in termini anche di mero guadagno, quindi mero business. Ecco perché l'accordo è triennale. E tutte le squadre, vero, dell'Arezzo, delle giovanili? Sì, sì, diciamo che l'Arezzo ha contrattualmente l'obbligo di vestire tutti quanti i giocatori che sono iscritti all'Arezzo Calcio con un prodotto in materiale Nike. Posso continuare? La scelta del giallo? La scelta dell'oro. Dell'oro, vero? Dell'oro. La scelta dell'oro, questa è una cosa più che spetta al nostro presidente dirlo, perché l'hanno scelta loro. Noi abbiamo messo a disposizione una gamma di colori e quindi poi... Perché era una vecchia maglia, dimmi se era un colore, sì, era un colore storico. Un colore storico, allora abbiamo detto se ce lo riproponeva e quindi siamo soddisfatti di avere anche questo colore oro. L'ho usato l'ultima volta in Serie B, 2006-2007. Le maglie, per chi le volesse acquistare ad Arezzo, quindi toccare con mano, dove si trovano? Presso lo store, presso gli store dell'Arezzo. Quelli soliti. Sì, il solito. Presso Divi Gioielli? Sì. Vabbè, io adesso non conosco bene le location, però so che c'è uno store. Sì, store classico. È proprio uno allo stadio. E poi ci sarà tutta una serie di articoli, quindi tipo il berretto, tipo la borsa, tipo il giaccone, il kway, la felpa, il pantalone felpato, cioè tutta una serie di prodotti che vengono utilizzati da sportivi e non, perché poi adesso l'utilizzo della tuta è diventato un utilizzo di uso quotidiano, no? Non solo lo sportivo veste con la tuta anche chi va in giro, chi come casual, quindi verranno proposti anche quegli articoli lì. Presidente, sulle maglie? Lo sponsor rimarrà uno R? Ci stiamo lavorando, qua c'è
il referente, dovete domandare a lui, fate tutte le domande a me, ma c'è il referente marketing pubblicitario, Otello, vai. Otello, cioè, allora, lo sponsor sulle maglie dell'Arezzo resterà un R. Abbiamo delle trattative in corso, tra cui anche con la famiglia Squarcialupi, poi sai benissimo che ieri si è cambiato il regolamento delle maglie, quindi la Lega ha emesso una nuova circolare dove in pratica ci tolgono uno sponsor dietro, aumentandoci comunque la visibilità, e davanti abbiamo la possibilità di mettere tre sponsor, quindi non più due come la scorsa stagione. Quindi intanto abbiamo contattato tutti quanti, abbiamo detto questa novità e abbiamo delle trattative in corso con le quali a giorni chiuderemo. Comunque, se la domanda era una R, la famiglia Squarcialupi è sempre stata vicina all'Arezzo, lo sapete meglio di me, quindi siamo lì, stiamo parlando, stiamo semplicemente scegliendo che tipo di visibilità vuole avere l'azienda. Grazie. Ah, io volevo fare i complimenti perché le immagini sono veramente belle, a parte l'impatto con l'amaranto, che è qualcosa che fa felice il cuore, però insomma, questo giallo, no? Perché la prima maglia storica dell'Arezzo si dice sia stata tra giallo e arancione, quindi penso che, ecco, questa domanda era evoluta, questa situazione cromatica, perché ricorda molto la primissima maglia dell'Arezzo storica del 1923. Sì, sì. Mi mandarono una foto qualche settimana fa e mi dissero, guarda, vogliamo questo colore. Bene, bene. E lì abbiamo trovato quello. Sì, sì, sì. Ecco, sì, perché. Casca subito l'occhio perché allora è una foto più recente. Poi ovviamente in questa fase qui i loghi sono provvisori e sono in digitale, poi verranno messi quelli micro ricamati, ovviamente di un altro tipo di qualità per l'evento. Non avendo fatto già la produzione dei loghi, abbiamo messo questi qui normali. Comunque, se posso spendere una parola su Massimo, che conosco ormai da 4 anni, Massimo. Sì, forse qualcosa in più. Beh, posso dire che abbiamo davvero un grande referente, una persona di spessore che ha l'esperienza giusta per aiutarci a far crescere anche il business del merchandising adesso. Se non ci sono altre domande. Io volevo capire, cioè, l'accordo, come si può dire a grandi linee, come è stato fatto, che la Nike, che cosa, cioè la linea sport, che cosa darà, cioè, a grandi linee, se si può. A grandi linee gli abbiamo dato 1 milione di euro contanti. Uno l'ho dato in mano. Allora uno è sparito. No, diciamo che gli abbiamo fornito la parte gratuita di materiale, dando poi una scontistica ad hoc quanto le forniture eccedenti la prima fornitura, questo qua. Fatto un contratto che ha soddisfatto le due parti, se non eravamo qua oggi. Certo. Giusto? Altre domande? Sul mercato.